ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Paola e oggi svuota la spesa MD. È il giorno del compleanno di Mario e questo è tutto ciò che ho preso. Ho speso 173,71. Sinceramente parlando, vi dico alla fine le mie considerazioni finali e poi vi spiegherò anche perché. Tra le altre cose siamo passati anche da McDonald's, non so se lo vedete in tempo, comunque fino al 28 con ogni menu Mac o ogni Happy Meal vi regalano il telomare come l'anno scorso. Sono biodegradabile questo, quindi fantastico. Ne abbiamo presi due perché ci siamo fermati da McDonald's e sicuramente avrete già visto la bellissima sorpresa che è stata fatta a Mario. E se vi fa piacere per il suo compleanno andate a vedere il video del compleanno di Mario, perché è stato veramente una cosa che aspettavamo da tanto tempo. E quindi veramente è stato un bellissimo, bellissimo compleanno. Sono riuscita a fare una cosa, meno male, sono riuscita. Ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi, di commentare, di condividere. Per voi è tutto gratuito, aiuta il nostro canale a crescere, quindi benvenuti a tutti i nuovi iscritti. In questo canale, piccola precisazione, non si fa dissing di nessun tipo, ma cerchiamo di portarvi quello che è meglio secondo noi per risparmiare sulla spesa alimentare. Questa spesa è poco, è risparmiosa, ma non fin quanto avrei voluto io, perché avrei potuto fare molto di meglio. Ma bando alle ciance, iniziamo con quello che ho preso. Sappiate che ci sono cose miste e cose che non sono sane, quindi già vi avviso. Le cose dei bambini ve lo dico volta per volta, le cose per adulti anche. Questi qua che sono i nuggets, ne ho presi due e costano, sono 14 pezzi, le specialità di Beppe, 2,29 euro. Aspettate, quindi 2,29 euro, questo sono i nuggets, ma posso fare anche di meglio, però diciamo che ero lì e alla fine dopo una certa non ho più guardato i prezzi. 2,99 mi sa, questi qua, i gelati per i bambini, sono un po' misti. Poi di gelato ho preso due cose per me. Sto iniziando a guardare anch'io gli zuccheri eccetera, in questo non li ho guardati per niente. 1,99 questo yogurt greco alla marena, no, 2 euro questo yogurt greco alla marena. E ho preso anche quello quando spunterà fuori, ah ecco cos'è caduto nel mio auricolare, quando spunterà fuori c'è sempre 2 euro, eccolo qua, quello normale, sempre greco ma normale, quindi 1,12 c'era l'offerta 50 centesimi, 1,2 euro. Per Rocco che si è fissato con i fiocchi di latte, non so quanti ne ha presi, ne ha preso un tot, vedremo nel corso della spesa, e costano 1,35 euro, anche qui potremmo fare sicuramente di meglio. Poi lo stracchino veniva 1,39 euro, mi sa, 1,59 euro in offerta, mi sa 1,59 euro in offerta. Sono, è quello da 165 grammi, le lettere dall'Italia, 100% latte italiano. Poi sapete che io sono abbastanza fissata, chi mi conosce lo sa, per quello che è il prodotto italiano. 1,09 euro, ne ho presi due di questi qua al tipo fetta al latte, e su quelli di marca della Kinder c'è la possibilità di provare a vincere un pinguino, peluche pinguino, prossima volta, adesso anche no, costavano il doppio. Uno di quelli di marca Kinder costavano il doppio, quindi ho detto passo. Gli gnocchi di patate che ho chiesto ai bambini se li volevano, li proveremo insieme. Questi qua sono della Vivi Meglio, gnocchi di patate fresche, sono 400 grammi, 79 centesimi, perché scadono domani. La nostra filosofia è, aspettate un secondo, la nostra filosofia di vita è che se riusciamo a trovare a poco un prodotto che comunque secondo me è buono, perché sembrerebbero anche abbastanza buoni, li prendo e al limite li congelo. Questi qua 79 centesimi invece di 1,50 euro, quindi 1,59 euro forse addirittura, sì, 1,59 euro, scontati al 50%. Ne ho presi credo due, ne ho presi circa due, un altro di questi qua di fiocchi di latte per mio marito, 1,39 euro forse, mezzo chilo di insalata, che è uno dei posti in cui costa di meno mezzo chilo di insalata mista, lui che è fissato con l'insalata. Poi
La rosa di tacchino per Rocco, 1,75 euro, e anche in questo caso avrei potuto fare di meglio. Chi mi segue negli svuota la spesa precedenti lo sa. 1,49 euro questo tofu, ne ho presi due, è bio, per me, per Rocco, e anche perché comunque a me piace il tofu, poi non mangio carne. E questo sempre per i bambini, sempre 1,09 euro. Lo yogurt greco per Rocco, veniva lo yogurt greco, mi sa un... la rotta. Vabbè, lo yogurt greco viene 0 grassi 99 centesimi, giusto? Sì, dovrebbe venire 99 centesimi, 0 grassi. Ascoltando Claudio, io glielo ho detto a mio marito, meglio non prenderlo 0 grassi, lui lo vuole prendere per forza 0 grassi. Saranges, questo 1,15 euro forse, la base per focaccia, i bambini ne hanno voluto prendere una. L'altro tofu, scusate i bambini nel sottofondo, nel sottofondo che giocano, via la prima borsa. Questo 1,09 euro per me, perché Rocco non mangia latticini, lui è nemico di qualsiasi cosa che sia zuccherata in qualsiasi modo, col sale, e che sia minimamente gustosa. Però io quelli li mangio, io magari quando non ho voglia di farmi qualcosa ne mangio uno di quelli insieme alla verdura, e buonanotte al secchio. Questo contenitore senza ovviamente la roba all'interno, l'ho trovato bellissimo e praticissimo, lo userò per metterci dentro le cose nel frigorifero, e vi dico la verità che è la cosa migliore che ho comprato all'interno di MD. Questo qua viene 1,99 euro. All'interno troviamo altri yogurt per Rocco, questi qua 0 grassi, ce ne sono due, mezzo litro, anzi un quarto di litro dovrebbe essere di latte. No, mezzo litro di latte, questo qua perché faremo il gelato per noi con le pesche e le albicocche, quelle che abbiamo nel frigorifero che dobbiamo consumare. 1,09 euro è il prezzo più basso attualmente per i simil sofficini, non so come siano, spero siano buoni. E per me questo yogurt greco l'ho preso al cocco perché era in scadenza, quindi sarà una delle mie prossime colazioni. Non so neanche quanti zuccheri ci siano, ci sono un bordello di zuccheri, però fa niente. Sarà una delle mie prossime colazioni, 39 centesimi l'uno, ci sono 9 grammi di zuccheri, che per Rocco è un abominio. 2,29 euro i cordon bleu, e anche questo l'abbiamo finito. I cordon bleu ne ho presi due, e queste scatole vi dico che sono state veramente una delle cose migliori che ho comprato. Anche questo sacchetto si è finito. Altra scatola, come potete vedere, i bambini sottofondo che fanno casino, non ci posso far niente. L'altro cordon bleu, poi questi qua, queste frittelle di mare le ho prese per sfizio mio. Ci sono un paio di cose oltre lo yogurt greco che ho preso per sfizio mio personale, e queste non so, forse 2,59 euro venivano, una cosa del genere. 1,75 euro un altro sfizio che mi sono presa sono i tortelli alla zucca, che io amo alla follia, che mangerò da sola perché Rocco non mangia farina di grano tenero, comunque farina 00 lui non la mangia, mangia solamente farina integrale, meglio se di segale. 3,39 euro, uno sproposito, questi penso che magari li avrei potuti trovare anche fuori a meno. E due di a 1 euro di provola affumicata, probabilmente questi li avrei trovati anche a meno, i cosi, quelli per i bimbi. Voilà, sperando che non caschi, stai lì fermo e immobile, non ti muovere. Poi dell'Happy Meal è rimasta qua, poi queste mi sa che in questo posto ci sono quasi tutte cose per i bimbi. 1 euro mi sa, e 35 le schiacciatine. Mio figlio le ha prese al rosmarino, mi sa che non si è reso conto di averle prese al rosmarino. Mi sa che vengono 1,35 euro o 1,75 euro, che anche questo è uno sproposito. La piadina integrale, che credo venisse sull'1,30 euro per moi, perché Rocco ha visto la quantità di sale e lui ha detto ciaone. Gli hamburger, hot dog, 1,05 euro, questi gli hot dog. Ne ho presi due, e ho preso due di quelle per me al, yes,
perché no? Ne ho prese due per me di quelle al integrale. Due hamburger ai bambini e due di tortiglia, che queste qua erano in offerta a 1 euro. Per le piedine per i bimbi, perché loro almeno ci faccio... Stella. Almeno loro ci faccio la piedina sia col prosciutto che con il facciolo, metto lì dentro. 1,35 euro, no, 1 euro, sì, 1,30 euro mi sa venivano questi, o forse 1,29 euro questi qua, questi panini mignon. E anche qui avrei pagato un pelino di più, ma avrei preso quelli della Morato, e poi vi spiegherò perché quelli della Morato secondo me sono meglio. Non per la marca, ma per una questione, un altro tipo di questione, tanto la differenza è poca. 1,39 euro costano un botto questi succhi alla pesca, che sono 99% di frutta, che io preferisco dargli questi piuttosto che dargli il succo attualmente. Vediamo se non mi crolla il telefono, speriamo. Ne ho presi 4, ok. Poi il pane di segale, che Rocco ha guardato la quantità di zuccheri, lui dice che il migliore è quello di Eurospina, quantità di zuccheri e di sale, però diciamo che per ora ne ha presi questi, ne ha presi 3 o 4 a 1,09 euro, se non ricordo male. Poi qua ce n'è un altro, dentro c'è un altro ce ne sono altri 3 di quelli dei bambini, di questi. Poi di questo 1,50 euro, Mario mi ha detto che gli servirà per la scuola, speriamo bene. Ah sì, 3 ce ne sono dentro i succhi. Questo, uno sproposito, da me mi sa 200 grammi, dentro la confezione di carta l'ho pagato, lo pago 2,29 euro. Questo 3,39 euro, c'è un botto, non mi ero accorta che costasse così tanto, sono col cavolo che lo prendevo, per di più con la confezione in plastica. Almeno l'altra è la confezione in carta, che se voglio riutilizzarlo come portapenne lo posso riutilizzare. Questo che riutilizzo, niente. Ok, e l'ultima cosa di questo sacchetto è, a parte che dentro c'è anche un gioco dei miei figli, però vabbè, è questo tonno. Ho guardato che fosse un Dolphin Safe, perché io sono abbastanza fissata anche queste cose, perché c'era un'altra scatoletta di tonno 8 euro e rotti al chilo, questo veniva a 11 euro al chilo, ma ho preferito questo perché il Dolphin Safe è certificato, l'altro no, e sinceramente preferisco questo. È un tonno al naturale, ormai sto decidendo di prendere quelli al naturale piuttosto che quelli all'olio, e ne ho prese 4 o 5 scatolette, ma giusto perché non ne avevo più. Ma anche qua si può fare decisamente di meglio. Poi per me, per stasera o per domani, questo couscous di mare a 2,49 euro in scadenza oggi, ed era, cioè, un bel reparto MD, perché MD, non so se lo sapete, ha un'applicazione dove potete solamente scaricare dei buoni aggiuntivi, che sono 5-6 per ogni volantino, per dei prodotti specifici. Non ha una raccolta punti, ha solo quello, e in più ha il reparto quello al 50% per i prodotti in offerta, quindi c'era quello del fresco, quello del secco, e ce n'erano 3 postazioni, se non ricordo male, addirittura erano 3. Io ho preso solo quello, e ah sì, poi c'era quello c'era questo, che era quello davanti all'ingresso, quello dove ho preso gli yogurt, c'era quello del secco, che mi sa che non ho preso niente. L'altro nuggets dei miei bambini, se magari qualcuno mi viene a dare una mano, non si scongela la roba. L'altro di nuggets. Poi questi a 2,19 euro, che sono i Similactimel, sperando piacciono ai miei bambini. Aspettate che chiudo. Allora, eccomi qua. Nel frattempo ho messo via del congelato, almeno non mi va a male. Allora, almeno il congelato. Io ho assaggiato il gelato yogurt, sa veramente di frozen yogurt, è buonissimo, è veramente molto buono. Poi andiamo avanti. Questo è l'altro telo mare che abbiamo preso sempre da McDonald's. Poi vi dicevo, questi qua che sembrano di Actimel, 2,19 euro, speriamo gli piacciono.
I miei bambini io gli dico di berne uno ogni giorno. Poi mi chiedo ancora scusa per il casino, ma d'altronde non è che posso dire ai bimbi di giù di non far casino. Mi avrebbero risposto e avrebbero avuto ragione. Questo che viene mi sembra 1,29 euro o 1,49 euro. È tutta, sono, è intero, perché mi si è rotto all'interno della sacca, facciamo così. Altro fiocchi di latte di Rocco, altro di Rocco. Rocco, sempre Rocco, i fiocchi di latte, fiocchi di latte, yogurt greco, questo zero grassi, è tutto di Rocco, per il semplice motivo che vi dicevo prima, che lui odia tutto ciò che è zuccherato. Questi sono quelli che vi dicevo prima, tipo che spetta al latte. L'insalata di Rocco, che ha la faccia quanto è una figliata, ne prese. Una ve l'ho fatta vedere prima e un'altra anche adesso, che veniva intorno all'1,30 euro. 1,30 euro o 1,50 euro. Ok, ne ha prese 4, la mangia solo lui perché così a me non piace. Due ceppi di iceberg a 1,49 euro l'uno, per me e per Franci. Questo lo squaccherone di Romagna, invece di 2 euro e 8, credo sia 1,04 euro, perché è in offerta. Vi dicevo che la nostra filosofia è quella di cercare di comprare il più possibile spendendo meno. Questa di questa spesa non sono soddisfatta, perché io so fare molto di meglio, ma soprattutto se c'è qualcosa che è in scadenza, che mi può che mangio, so che mangio, che comunque so che magari posso, tipo tra virgolette, salvare del cibo che mangio in ogni caso, allora lo compro. Poi un altro di Robiola che vi ho fatto vedere prima, mi sembra 1,09 euro o 99 centesimi, adesso non mi ricordo. E poi ho preso due pasta sfoglia, due credo, a 1,09 euro, sì, perché c'era 1,19 euro quella rettangolare. Io non capisco perché da ogni parte la rettangolare costa di più della tonda. Quella tonda 1,09 euro, quella rettangolare 1,19 euro. Credo che i grammi siano gli stessi, però vabbè. Nel frattempo mi è caduto uno di questi che vi ho fatto vedere prima. Siamo alla fine, resistete. Poi qua dentro c'è dell'altro yogurt che non metto perché non so più dove mettere la roba. Mettiamolo qua un attimo. Ah, pensavo si fosse rotto. Degli altri hamburger, dell'altro stracchino per me, l'altro dei bimbi, il tonno, l'altro naturale, ce ne saranno in giro ancora altri tre, credo, o due o tre, l'altro yogurt, quello al 50% per me, che ci farò colazione la mattina. Questi qua 1,89 euro, che sono solamente a prosciutto. Non riesco a trovare una buona marca che sia prosciutto italiano, quindi ci accontentiamo di quello che troviamo. L'altro di sfoglia. Questo è dei fiocchi di latte. Sì, so tra l'altro che la sfoglia non sia una cosa eccezionale, ma loro non la mangiano, non la mangiano sovente. Come non mangiano sovente i Duce, 55 centesimi il pezzo. Non li mangiano molto spesso, li mangiano in un mese credo 2-3 volte, non di più, anche perché non fanno molto bene e sinceramente poi mi dimentico anche di farli, vi dico la verità. Quindi ci sono veramente mesi che magari neanche ce li ho in frigo, ma non li mangio. Glieli faccio perché ormai se ne stanno magari andando. Quindi cotti nella padella, gli faccio l'hot dog, il pane che gli ho preso e buonanotte, oppure gli faccio le mummie. Tra l'altro delle mummie, se volete, c'è anche il video qua. Bimbi, chiudetevi la porta, se no si sente casino. Poi queste che vengono 1,40 euro, 1,50 euro, che le avevano volute loro. Se non se le mangiano, le accoppo. L'altro che vi dicevo dei quattro che ha preso Rocco, del pane di segale. I cracker che ha voluto Rocco, non mi ricordo quanto costassero, ma qui in mezzo, ora che lo trovo, facciamo notte. Penso tanto comunque, penso sull'1,80 euro, l'1,90 euro. Questi cracker che li mangia solo lui perché io integrali non mi piacciono, preferisco i wasa. I plum cake per fare la colazione alternativa per me quando mi finiranno gli yogurt, credo costassero 1,30 euro, 1,40 euro. Anche qui possiamo fare di meglio. Una cosa che ho visto che mi piace un sacco, ma costa anche troppo, 1,90 euro, questo pane qua con
i semi, con i semi. Vi dico la verità, io attualmente preferisco, non mi va tanto di mangiare pasta, ma in generale ultimamente non mi va di mangiare pasta, anche se è la cosa più semplice da fare perché ti prepari il sugo, prepari le verdure, ci butti dentro la pasta e buonanotte al secchio. Se devi fare la carne, per il mio pensiero è più macchinoso, ma io vi dico la verità, preferisco il secondo al primo. Poi Rocco si è perso, da un certo punto è andato a prendere le spezie che lui ne consuma in quantità industriale, credo che vadano su 90 centesimi, un euro al pezzo. Ha preso il peperoncino e la paprika, no, peperoncino macinato e peperoncino intero. Anche qua penso che abbia speso di più. Poi 1,49 euro questo, che gli prenderò da me perché costano di meno e sono migliori. L'altro tonno, poi l'altro di quello dei bimbi al pomodoro, sempre sull'1,50 euro. L'altro che ho pagato uno sproposito, l'altro di panini 1,05 euro, 1,09 euro, non mi ricordo, forse 1 euro, forse no, 1,05 euro, forse 1,30 euro. Questo altro costava un botto, tra l'1,50 euro e l'1,80 euro. Il Pantene, che tra l'altro sul Pantene anche qua abbiamo speso di più, perché se andavo all'Iper probabilmente lo pagavo uguale, avevo il buono dell'Iper e il buono di Viscount e l'avrei pagato molto meno. Però vabbè, 2,99 euro perché siamo senza shampoo. E l'ultima cosa che c'è in questo sacchetto è questo, che Francia ha voluto le brioche vuote, queste venivano 1,05 euro. Fatemi mettere via un po' di roba perché sennò qua non capisco più niente, non so neanche dove girarmi. E veniamo al sacchetto migliore della spesa, mi prude tantissimo qua, spero non sia arrivata qualcosa di allergia di nuovo in giro, perché io sono capace di avere l'allergia anche in piena estate. 1,55 euro, 2 avocado, ne ho presi 2. Poi credo siano 2 kg, tra 1 kg e mezzo e 2 kg. I peperoni rossi venivano 1,89 euro al chilo, e i peperoni gialli, che profumo questi peperoni, e i peperoni gialli che venivano sempre 1,89 euro al chilo. Buono, buon profumo, sono molto profumati. Poi le melanzane 1,49 euro al chilo, anche qua ne ho preso tra 1,5 kg e 2 kg. Le mele sono diventate carissime, da che venivano 99 centesimi al chilo, che mi sa che le andrò a prendere al Tigros, che è vicino a casa, che ha delle cose a prezzo fisso, tra cui le carote a 1 euro, che anche lì le carote sono diventate carissime. Queste mele 1,50 euro al chilo, cioè troppo, veramente troppo. L'altra iceberg, le banane 1,30 euro, c'erano solo queste. Nell'altro video vi ho detto che tendo a prendere le banane, quelle biologiche, perché sono quelle senza conservanti, no, senza conservanti, senza, come si chiamano, le sostanze chimiche che ci buttano sopra. 1,50 euro al chilo queste patate, che sono 2,5 kg credo. Mario, basta la voce o chiuditi la porta, per cortesia. Aspettate. E anche qua, tra 1,5 kg e 2 kg, le zucchine che si sono perse all'interno della busta. Allora, vi ho detto all'inizio che non sono molto soddisfatta di questa spesa. E perché è semplice? Perché allora, ad esempio, i panini questi qua, cadute le patate, i panini questi li trovo della marca, quelli della Roberto, a 1,49 euro, e c'è anche un concorso per provare a vincere delle card, questi vengono 1,30 euro se non ricordo male, e quindi la differenza non è molta, per intenderci. Quindi i fiocchi di latte, mentre stavamo tornando a casa, li ho trovati tra l'altro di marca al prezzo simile. Questo è il prezzo migliore. Questi anche, diciamo che volendo, andando a guardare, li trovo a prezzo simile. Che tra l'altro questo è un 750 ml, non è neanche un litro, 1,40 euro. Però diciamo che perlomeno il 99% di frutta.
I probiotici li trovo a prezzo simile in quelli Viva, quelli del marchio bio dell'Iper. E bene o male, facendo conti fatti, bene o male all'Iper, se scatti e guardi, io faccio la stessa spesa, lo vado a spendere anche meno. Quindi non è che i prezzi sono altissimi qua, ma non sono neanche soddisfatta, perché 1,73 euro è venuta fuori tantissima spesa. Ho della dispensa per un po', però ho guardato ad esempio le patatine, quelle nei sacchettini che li do ai bambini quando finisce la scuola, costano di più che all'Iper. E poi comunque ci sono, vi farò magari un video in cui prenderò i prodotti di marca spendendo il meno possibile, così che in modo abbiate un'idea. La cosa migliore, scusate le zanzare, se mi gratto, sono quei contenitori a 1,99 euro che mi servono per il frigorifero, che li cercavo da tanto e costano un sacco di soldi. Quindi a conti fatti non è che sia molto soddisfatta di questa spesa, sicuramente all'Iper riuscivo a fare di meglio. Tra Wiscount, i coupon dell'Iper, le card dell'Iper che riesco ad avere invece di come vi ho fatto vedere in una live, invece di pagarla 25 la pago 20 e il valore è di 25, tutto sommato non ne vale la pena. MD non ci andrò più. Mio marito gli piacciono tanto determinati prodotti perché per lui sono, secondo lui sono i migliori, ma scusate, dicevo, ma farò cambiare idea anche mio marito e il mio gatto che palla di pelo. Scusate tantissimo. Allora, il mio video finisce qui. Purtroppo è finito con una cosa, spero non abbiate sentito. Ok, il mio video finisce qui con il cane che non era il gatto, ma il cane che si è mangiato qualcosa che non doveva mangiare. Io vi saluto, vi ringrazio, mio marito è nel sottofondo. Vi ricordo di iscrivervi, commentare e condividere con il computer poco che, nuovo che abbiamo pagato poco, nuovo nel senso che è nuovo nostro, ma è usato. Com'è andata? Bene? Bene. Chiuderò prossimamente e ci vediamo al prossimo video, spesa, video qualsiasi cosa o live. Ciao! C'ho un caldo atroce. Ok, Ciao a tutti! buonanotte.